Bentrovati dalla redazione sportiva di Sesta Rete. Il Catania, come sempre in primo piano, archiviata la gara casalinga contro il Crotone. Il Catania si proietta già al prossimo impegno, la trasferta di Pescara, ma resta ancora qualche strascico legato alle polemiche che sono seguite alla gara. La D Cosentino è stato infatti inibito fino al 30 aprile. Ascolteremo poi ancora alcuni stralci della lunga conferenza stampa tenuta dall'amministratore delegato Rossazzurro, quindi avremo la consueta rubrica del personaggio della settimana, che dopo Catania Crotone è Lucas Castro, autore della rete che ha consentito di riacciuffare il pari all'ultimo respiro. Quindi andremo in casa Palermo, dove si prepara la trasferta capitolina contro la Lazio. Poi spazio agli altri sport, parleremo degli atti di vandalismo che hanno danneggiato, parlando dei briganti Librino, il campo San Teodoro, e poi spazio alla canoa e al basket. Questo e altro tra poco, dopo la pubblicità. In apertura del nostro telegiornale, come sempre, il Catania messo ormai alle spalle la gara casalinga contro il Crotone. I rossazzurri lavorano a Torre del Grifo in vista della trasferta di domenica in casa del Pescara, ma resta ancora qualche strascico legato alle polemiche che hanno caratterizzato il post partita molto acceso, durante il quale ha parlato, come noto, l'amministratore delegato Pablo Cosentino, che è stato inibito fino al 30 aprile, ma ci dice tutto nel prossimo servizio. Antonio Costa. Le polemiche di Catania e Crotone non si sono ancora spente, ma in casa rossazzurra si prova a voltare pagina prima possibile per concentrarsi sulla sfida di Pescara. È chiaro che non sarà semplicissimo, anche perché l'inibizione inflitta a Cosentino dal giudice sportivo sa tanto di beffa, dato che le lamentele dell'amministratore delegato del Catania erano sembrate legittime. Gli strascichi del posticipo di lunedì sembrano quindi inevitabilmente destinati a prolungarsi nel tempo, ed è normale che, malgrado il pari sia stato riacciuffato in extremis, in casa rossazzurra si possa pensare più a due punti persi che ad uno guadagnato. Tanto vale quindi concentrarsi sulle note positive, e tra queste vi è sicuramente il ritorno al gol di Lucas Castro, che adesso insieme a Martigno costituirà un problema d'abbondanza per Marcolin. Il tecnico del Catania però non lo vede ovviamente come tale, e lunedì sera nel corso della conferenza post partita ha sottolineato di essere felice di poter scegliere tra più opportunità. Di sicuro questa possibilità arriva quindi al momento giusto, perché contro il Crotone Maniero ha subito un pestone e per questo andranno valutate le sue condizioni, anche se pare improbabile che ciò lo possa fermare impedendogli di scendere in campo proprio contro la sua ex squadra. Per il resto è praticamente già tutto fatto e ormai l'11 titolare del Catania ha una sua fisionomia ben definita da settimane. Resterà dunque solo da capire se questa squadra è finalmente pronta a collezionare punti con continuità anche lontano dal Massimino. E torniamo a parlare della lunga conferenza stampa tenuta nel post partita di Catania Crotone dall'amministratore delegato del Catania Pablo Cosentino, che aveva puntato il dito sulla gestione arbitrale, sul direttore di gara. Andiamo a sentire altri passi interessanti della conferenza stampa, perché il dirigente rossazzurro ha parlato poi a lungo anche delle critiche piovute su Ventrone e del mercato, sia di quello estivo che di quello di riparazione. Ascoltiamolo. Dicevano no, perché Ventrone rompe i calciatori. Faccio un parentesi del tutto, perché da tempo che non parliamo. Sì. Nessuno ha letto, non ho letto di nessuna parte, di quando abbiamo cambiato allenatore, non si è fatto mai più male nessuno. Abbiamo cambiato anche il prof, quel prof ancora è Ventrone. Io non dico che la colpa era di Sanino, di Ventrone, di qua, di là, però il prof è lo stesso, si fanno gli stessi lavori di prima. Certamente il capo è il capo della parte tecnica di una squadra, è l'allenatore. Perché io non faccio più conferenze oggi? Perché ero arrabbiato, ho fatto la conferenza? Io non ho visto mai. Mi hanno arrivato dei giornalisti questa settimana 9 messaggi
chiedendomi se è vero che Schiavi aveva una lesione di secondo o terzo grado di qua, che in un allenamento di Ventrone l'ho fatto spingere e lui si è fatto male. Schiavi ha giocato tutte le partite. Allora, stanno su queste cose e noi andiamo sulle cose importanti. E il primo che fa autocritica delle sbagli o dell'errore che si fa sono io. Ma a me mi sembra che quello che avete fatto con Ventrone, tutti, è stato clamoroso. E nessuno dopo... Il silenzio stampa nasce da queste cose. Certo, certo, certo. Sembrava che Ventrone era Berlusconi, il Presidente della Repubblica. Si parlava solo di Ventrone. Noi avevamo grande rispetto, facevamo tutte le conferenze, davamo tutte le spiegazioni e dopo dicevano quello che volevano. Tutto il contrario di quello che parlavamo. Qua, lei sa che ci sono i periodi dei mercati. No? Il mercato si apre il 1° gennaio. Anche se io penso che la risposta di qualche calciatore non è buona, io cosa posso dire prima? Lo massacro con la stampa e le dico che lo vado a cambiare? Io devo cercare di sostenere il massimo, se lei, io devo cercare di sostenere e appoggiare il massimo possibile alla squadra fino a che posso cambiarla. Lei pensa che io in 2 giorni, il mercato lo faccio io, solo io. Lei pensa che io in 2 giorni riesco a fare 20 operazioni di mercato o lo sto facendo a settembre-ottobre? Per giocare in questa categoria la squadra ha bisogno di calciatori che conoscano la categoria. È molto difficile cambiare una squadra al 100%, nel senso che tanti calciatori che hanno fatto la Serie A scendono in Serie B e fanno anche bene. Se uno ha un po' di memoria, perché io rido, no? Adesso sono andati a prendere i calciatori che sono delle categorie. Noi abbiamo fatto 4 incorporazioni importanti con investimenti, no? Perché le altre sono stato o quello che era fuori lista o quello che arrivava per fare il sesto dei centrocampisti, giocano 3, il numero sesto, eccetera, eccetera. Ma i 4 calciatori che io ho preso sono stato Rosina, calciatore, perché dice no, adesso prende in italiano. Io, andato via Barriento, io ho preso Rosina, calciatore che ha fatto la Serie B tanti anni e è italiano. Calaiò al posto Vergesio, calciatore che ha fatto molto bene la Serie B, italiano. Martino, calciatore che non era argentino ma che è tanto nel campionato italiano e ha fatto molto bene in Serie B. E Rinaudo, perché io conosco da quando è piccolo e lui ha giocato sempre in una squadra come il Gimnasia che lottava per non andare in B, andava in B, tornava. Molto preparato alla lotta, no? Allora, quando adesso dicono no, hanno cambiato, uno non può arrivare perché ci sono dei calciatori che hanno dei contratti anche e se la vogliono giocare, vogliono rimanere e uno come fa per mandarlo via? Dopo ci sono delle dinamiche o se trova la situazione che uno può anche cambiare altri 4-5, ma qua si hanno cambiato dei calciatori. Allora quando io vedo no, che sono no, non abbiamo cambiato di calciatori o adesso si punta sull'italiano, i 2 calciatori più importanti o che uno ha fatto l'investimento più importante a livello stipendio sono stati Calaiò e Rosina, tutti e 2 italiani, e si è fatto a luglio, non è che si è fatto adesso. Torna la consueta rubrica del personaggio della settimana dopo Catania Crotone e Lucas Castro, autore della rete che ha consentito agli etnei di riacciuffare il pari a recupero inoltrato. Basta poco per passare dall'ombra assoluta alla vetrina del personaggio della settimana in casa Catania. Basta un gol, una rete che al 92esimo minuto salva il Catania da una sconfitta contro l'ultima della classe tra le mura amiche del Massimino. È il caso di Lucas Castro, uno dei pochi superstiti della colonia argentina, è rimasto ai piedi dell'Etna che ha risposto presente. Sul piede di partenza, sino all'ultimo minuto del mercato di riparazione di gennaio, Castro ha saputo sfruttare quell'occasione tanto importante che Marcolin le ha concesso, subentrando al bomber maniero nella ripresa dopo alcuni stop sbagliati, riprenderà fiducia in se stesso. L'assist per Calaiò che tenterà la rovesciata e al bacio anche se l'arciere non finalizzerà. Si allarga sulla fascia sinistra più volte tirandosi l'uomo e aprendo varchi per cercare di infilare la retroguardia calabrese che di aprirsi non vuole proprio saperne. Poi proprio allo scadere in extremis corner di Rosina ed incornata dell'argentino che gonfierà la rete al Massimino. Un punto che sta stretto ai rossazzurri e per come potevano andare le cose vale come una vittoria. È
esplosione di gioia al momento del gol per il Patacastro, gol che in campionato quest'anno non aveva ancora trovato, complice anche l'infortunio alla schiena rimediato. Adesso Lucas vuole voltare pagina e far ricredere i tifosi rossazzurri che il Castro degli anni passati è tornato. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi dopo la pausa, ancora calcio. Andiamo adesso in Casa Palermo dove prosegue la preparazione in vista della trasferta capitolina contro la Lazio, differenziato per Rispoli e Bolzoni. Intanto il presidente Maurizio Zamparini con un comunicato ufficiale annuncia Vasquez non è in vendita. Seduta pomeridiana per il Palermo di Beppe Iachini sul campo di gioco del tenente onorato di Bocca di Falco, lavoro differenziato per Rispoli e Bolzoni mentre ha regolarmente lavorato in gruppo Vitiello, allenamento a porte chiuse per concentrarsi al meglio, dopo la vittoria schiacciante al Barbera contro il Napoli per 3-1 un'altra difficile gara attende i rosanero, la Lazio di Pioli è alle porte, 4 giorni al match così come 4, sono i punti che differenziano le due compagini, non vuole distrazione il tecnico di Ascoli Piceno, non a caso con un comunicato ufficiale il patron Zamparini toglie ogni dubbio su Franco Vasquez. Nelle ultime ore difatti Napoli e Juventus pare avessero lanciato un sondaggio per il calciatore, ma il numero uno della società di Viale del Fante ha dichiarato l'incedibilità assoluta dell'argentino, dichiarando che anche la prossima annata vestirà la maglia del Palermo. Evidentemente dopo il caso Dybala Zamparini ha cambiato strategia dal fissare un prezzo per il cartellino del calciatore a tenerlo stretto e addirittura a dichiararlo incedibile. In chiave formazione Iachini pensa a fare rifiatare alcuni dei suoi uomini, Belotti scalpita per una maglia da titolare così come i giovani Ciocev e Quaison. Il momento della verità per la squadra di Iachini è arrivato, contro la Lazio dovrà dimostrare che questa squadra lotta davvero per quel sogno chiamato Europa League. Furti e atti vandalici al campo San Teodoro per i briganti Librino, danni per migliaia di euro, ci spiega tutto nel prossimo servizio Marzia Vaccino. Ennesimo furto e atti vandalici nella clubhouse dei briganti Librino Rugby al campo San Teodoro. Quantificati danni per migliaia di euro tra la devastazione dell'immobile e il furto dell'attrezzatura che era custodita in loco. I malviventi si sono introdotti nella clubhouse sfondando una parete. Un grosso buco è stato il punto d'accesso alla clubhouse, dalla quale è stata rubata tutta l'attrezzatura del bar, dai forni alle casse delle bibite, palloni usati e conetti, utilizzati di solito per allenare i bambini nelle scuole, e ancora magliette e soprattutto attrezzi da lavoro come trapani e seghetti. Il primo ad accorgersi del furto è stato Marco Cannavò dei briganti rugby, il quale ritiene che non si tratti di un atto intimidatorio, ma solo di uno dei tanti furti di cui i briganti rugby sono stati vittime nel tempo. Infatti, circa 20 giorni prima del furto in questione, la clubhouse era stata oggetto di un tentativo di scasso ai lucchetti della porta d'ingresso. Non si tratta di ladri professionisti, ma di un gruppo di giovani vandali intervenuti sommariamente, lasciando intatti i palloni nuovi ancora impacchettati che si trovavano nell'ufficio. E perfino abbandonando per strada alcune delle casse di bibite prelevate dalla clubhouse. Il presidente della Federazione Siciliana di Rugby, Orazio Arancio, ha definito il fatto un gesto vile nei confronti di un gruppo di ragazzi che provano attraverso lo sport a valorizzare l'intero quartiere. Ma non si tratta solo di un gesto vile, si tratta di un atto ignobile compiuto da individui senza onore, senza civiltà. Circa 2 anni fa la squadra di rugby dei briganti aveva pulito e restaurato il campo San Teodoro grazie alla collaborazione con l'associazione Iqbal, lanciando un segnale forte ai ragazzi di Librino che finalmente potevano avere un luogo dedicato allo sport. Il furto arriva tra l'altro in un momento particolare per i briganti rugby, in quanto sono in attesa dell'affido del campo da parte del comune di Catania, affido che permetterà alla squadra di ricevere l'aiuto della Federazione Nazionale nella sistemazione del terreno. Intanto il primo gesto di solidarietà arriva dalla società rugbyoutlet.it, che invita ad acquistare il pallone ufficiale dei briganti rugby, garantendo che l'intero incasso sarà devoluto alla società dei briganti rugby per la riparazione e l'acquisto dell'attrezzatura sottratta ai briganti Librino Rugby.
Parliamo di canoa polo perché tra poco inizieranno i primi impegni ufficiali. Si partirà dalla Coppa Italia per lo Yomar Club, per la polisportiva canottieri. Ai nostri microfoni il direttore sportivo del Circolo Canoa Catania, Fabrizio Messina, che ha parlato proprio degli impegni ormai imminenti. L'ha sentito per noi Daniele Di Frangia. Ancora qualche settimana, poi per la canoa polo maschile e femminile sarà tempo di primi appuntamenti ufficiali. Si comincerà dalla Coppa Italia, vetrina dove lo Yomar Club e la polisportiva Canottieri Catania hanno ben figurato la scorsa stagione. La Coppa Italia sarà il primo appuntamento di questa stagione a livello nazionale. Ce ne sarà uno intermedio che sarà la Coppa Sicilia, proprio qua a Catania, però a Roma la Coppa Italia ormai è diventato l'apertura della stagione, dove si vedono gli stati di forma, le formazioni soprattutto e quelle che sono le strategie per arrivare poi ai playoff. Noi l'anno scorso alla Coppa Italia con la maschile abbiamo ben figurato e poi infatti la maschile è arrivata ai playoff a fine stagione. La femminile, la polisportiva Canottieri Catania invece aveva già vinto la Coppa Italia, ha vinto poi lo scudetto, quindi ha lasciato presagire che per la Coppa Campioni la squadra c'era. Quest'anno cercheremo di spingere ulteriormente. Le ragazze sono allenate tutto l'inverno perché per la canoa polo è necessario integrare una stagione invernale molto molto complessa e devo dire che stanno reagendo bene. Una domanda anche su Catania al Vertice, perché questo Open Sport è un appuntamento che sta prendendo sempre più piede, un incontro tra i giocatori, i dirigenti, gli allenatori e la stampa e il pubblico. Bisogna ancora migliorare su questo aspetto e bisogna fare ancora tanto per Catania al Vertice. Come sempre bisogna migliorare, spingere di più. Noi siamo tutte persone vicine allo sport, quindi non ci accontentiamo solamente di mettere in bella vista un marchio o fare movimento. Il nostro è un raggiungimento di un obiettivo. Open Sport è far conoscere alla città tutte le società sportive d'eccellenza di Catania. È una cosa innovativa che purtroppo non è riuscita a decolare in tutta Italia, stranamente neanche al nord. Stiamo spingendo da Catania proprio perché le risorse sono venute a mancare prima in Sicilia rispetto al nord. Stiamo facendo sistema, stiamo cercando di creare nuovi strumenti come questo qui e ci stiamo riuscendo. Mediamente ci sono circa 100-150 persone ai nostri open sport, gente che si appassiona, gente che vive veramente lo sport e ovviamente gli atleti che si sentono coccolati in questo frangente. Spazio adesso al consueto punto sul basket curato da Umberto Pioletti, riflettori puntati sulla vittoria della Passalacqua Ragusa all'overtime. L'orgoglio e la voglia di vincere contro tutto e tutti, anche contro la sfortuna. C'è stata grinta e tanto cuore nella vittoria della Passalacqua Ragusa, che nel campionato di Serie A1 femminile di basket ha superato Umbertide all'overtime con il risultato di 68 a 62. Il quintetto allenato da coach Nino Molino adesso si prepara alla Final Four di Coppa Italia del fine settimana, in programma proprio sul parquet di Consolini e Soce. Quella di domenica scorsa è stata una vittoria sofferta e preziosa per la caratura dell'avversario, perché può rappresentare uno spartiacque importante tra il periodo meno brillante della stagione ed un ritrovato stato di forma che dovrà portare le aquile biancoverdi a giocarsi le partite decisive nelle migliori condizioni, proprio a cominciare dalla Coppa. In Serie A maschile l'Upea Capodorlando affonda anche al cospetto di un Cremona che a sua volta non veniva da un momento di grande spolvero, subendo la quarta sconfitta consecutiva, quinta su 10 gare, in un Palafantozzi che per la prima volta in stagione saluta l'uscita del parquet della sua squadra con una bordata di fischi, colpa del KO per 74-57, ma soprattutto di una prestazione complessivamente incolore dove si fa fatica a trovare note positive se non quella del rientro del pivot Sandro Nicevic, tornato a dispensare lampi della sua classe ad 80 giorni dall'ultima apparizione prima di infortunarsi. La squadra di Giulio Griccioli ha perso mordente in difesa e lucidità in attacco. In questo weekend, nelle Final Eight di Coppa Italia, Capodorlando dovrà svegliarsi anche in vista del rush finale per una salvezza adesso sempre più complicata. Con questo per adesso è tutto, grazie come sempre per aver scelto l'informazione sportiva di Sesta Rete. Vi ricordiamo che tutti i nostri telegiornali sono visibili anche in streaming sul nostro sito www.sestarete.com. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci.